Attori a posto. Mario, sei pronto? Sì, sono pronto. Attenzione, luci di scena. E stanotte lo stesso. Mi duole doverlo dire al signor Orazio, sì. Ha dormito ancora sotto le finestre della signorina Diana. Sì, signor Orazio, da 5 giorni, volere o no, è un fatto. La camera del signor Federico è nel fitto del rododendri, sul lato sud dell'ala sinistra. Tutte le mattine il giardiniere trova i suoi fiori schiacciati e la cameriera trova il letto intatto. Un giorno o l'altro parleranno e la signora lo verrà a sapere. Io, caro mio, mi sono innamorato spesso, ma stupidamente come mio fratello mai. Il signor Federico ama come amano i giovani. Eppure abbiamo la stessa età, siamo gemelli. E la ragazza lo condurrà chissà dove. Non poi tanto lontano. Ho un mio piano. No, se il signor Orazio ha un piano, sono tranquillo. Non una parola, mio caro. Mi sono alzato presto stamattina perché sono deciso ad agire. Questa giornata si riserva strane sorprese. Che ora è? Mezzogiorno, signor Orazio. A mezzogiorno e mezzo saremo pronti. Chiuso, eh? Oh, signor Federico. La signorina Diana è scesa. Non ancora, signor Federico. Olan, stanca, Giusu, eh? Se il signore mi permette di essere sincero, sì, il signore ha l'aria stanca. Ti sbagli, Giosuè. Non ho mai passato una notte migliore. Sono costretto ad avvertire il signore che la notte prossima il giardiniere intende appostare alcune trappole da lupi in mezzo ai rododendri. Le metta pure, mi sdraierò sui tulipani. Quanto alla cameriera che si occupa dell'ala sinistra, è venuta da me tutta sossopra. Si calmi, Giosuè. Le raccomanderai di disfare il mio letto al mattino d'ora in avanti, magari mettendocisi lei stessa dentro. Oh, signor Federico! Perché no, è carina, e poi di rifarlo dopo averlo disfatto, così sarà tutto a posto. Bene, signor Federico. Diana, che felicità rivederti, ieri sembra così lontano. Sei proprio tu? Ma come puoi chiedermi? Ah, è vero, hai ripreso i tuoi soliti occhi da cagnolino smarrito, sei proprio tu. Avevi un'aria così trionfante che credevo fossi tuo fratello. Se preferissi Orazio a me, morirei. Federico, caro, credimi. Non potrebbe accadere che per inavvertenza. Voi due vi somigliate tanto. I nostri cuori non si somigliano. No, è vero. Ma supponi che io sia sola nel parco una sera. I rami scricchiolano dietro di me e il terrazzo. Due braccia mi stringono sulle tue braccia. Due labbra mi baciano sulle tue labbra. Capirai che mi resta ben poco tempo per pensare se il cuore corrisponda a tutto il resto. Diana, io non ti ho mai baciata così nel parco. Sei proprio sicuro, Federico? Mio fratello approfitta odiosamente della nostra somiglianza, mi tradisce! Bisogna che lo provi, bisogna che gli parli. Caro Federico, caro piccolo bollente Federico, era solo un'ipotesi. Nessuno mi ha mai baciata nel parco. Potresti giurarmi? Certo, Federico, te lo giuro. Perdonami, Diana, ti credo, certo. Se mio fratello ti amasse, mi ucciderei. Oh, Federico, sarebbe terribile. Nessuno saprebbe mai che di voi due fosse veramente morto. Ma Diana, non potresti sbagliarti mai neppure per un istante. Se anche moralmente somigliassi ad Orazio, sarei Orazio. È vero. È Orazio che ami, Diana, addio. Sei pazzo, lo detesto. Baciami. Diana. Baciami, caro mio cagnolino smarrito, che ti mostro la strada giusta. Ti amo. Anch'io ti amo, Federico. Vero di non essere Orazio? Lo credo capace di tutto. Di tutto, di tutto, di tutto. Lo credo capace di tutto. Ma mio caro, come potrebbe mai sospettare qualcosa? Abbiamo preso tante precauzioni. Quel giovanotto fa il doppio gioco. Ieri ha sogghignato, e l'ho sentito chiaramente, ha sogghignato al mio passaggio. Perché dovrebbe sentire il bisogno di sogghignare al mio passaggio se non perché è al corrente di tutto? E quando credi di aver udito questo sogghigno? Ieri sera sulla terrazza dopo cena. Ieri sera? Ma eravamo insieme. Gli ero andato per traverso il fumo del suo sigaro, non sogghignava, tossiva. Tossiva per coprire il sogghigno, mia cara. Ma forse è che non mi ha ingannato un suo istante. Ma perché un giovanotto che non mi è niente dovrebbe permettersi di sogghignare sulla nostra relazione, Patrizio? È un ragazzo di cui ti consiglio di diffidare. Prima di tutto, quella maniera di assomigliare tanto a suo fratello è assolutamente sleale. Non è colpa sua. Un vero gentiluomo non avrebbe mai permesso l'equivoco. Lui si diverte, copia perfino i vestiti di suo fratello. No, è Federico che copia i suoi. È lo stesso. A casa mia, cara, eravamo in 9 fratelli. Ma io! E vi somigliavate tutti? No, affatto! Quello che non riuscirai mai a farmi credere è che un ragazzo così carino sia capace di raccontare tutto a Romualdo.
Di raccontare tutto, no, ma di rischiare un doppio senso, un'allusione, una storiella quando siamo tutti in salotto, di sorridere non si sa perché a tavola, di sogghignare come ieri sera in terrazza fingendo di farsi andare per traverso il fumo del tuo sigaro, di questo lo credo capacissimo. Se si limita a queste manifestazioni, Romualdo sarà certo incapace di capirne il significato. È un agnello! È una tigre! E non dimenticare che se tu sei l'amante di Messer Kman, io sono il suo segretario particolare. Dipendiamo tutte e due strettamente da questo magnate! Il mio caro, usi certe parole. Magnate? No! Segretario particolare? No! Oh, Patrizio, caro! Sì, è vero, io sono la tua amante. E se permetto a Romualdo, è vero, di regolare i miei conti e di venirmi a baciare le mani ogni sera, non devi dimenticare che lui non è nulla per me. Tu sei tutto. Dorotea, in questo giardino d'inverno! Ma siamo in estate. Non è per l'inverno, ma per i vetri si vedono dappertutto. Ah, tanto meglio! Adoro il pericolo, sono pazza, adoro tutto ciò che è pazzo, che venga! Che ci sorprenda, che ci massacri! Vedrà come lo sferzerò con il mio disprezzo, sarà magnifico! Patrizio! Sì, eccomi, cara, eccomi. Il cappello! D'altronde un agnellino che cosa può fare? Tutto nel mondo dei solfaggi e per conseguenza purtroppo... Oh, caro! Caro, l'amore è sempre il più forte. Sì, Dorotea. E poi non devi dimenticare, Patrizia, che tu sei un uomo della migliore società. Che io sono Lady India, braccio. E che siamo noi due, in fin dei conti, ad essere così gentili da occuparci un po' di quell'ammassatore di denaro. Ma davvero tanto denaro, Orazio? Anche di più, zia. E che se ne fa? Mangia un piatto di pasta senza burro e senza sale 2 volte al giorno e beve acqua. È da ammirare. E Dorotea lo rovina. Ci prova, ma è impossibile. Sai che sei una cattiva lingua, Orazio. Dimentichi che sono tua zia e zia di Dorotea e anche una donna di una certa età. Signorina Capilà, vada a prendermi il fazzoletto. Se così... Se è così, tu credi che gliela mantenga? Certo! È mostruoso, Orazio, è umiliante! In quella misura lì, zia, può essere mostruoso, ma umiliante no. Una gran chance! E dalla mia parte una demeure morte! Non è scandaloso che io abbia invitato quel nababbo insieme a Dorotea, diranno che le reggo il moccolo! Zia, non dimenticare che ha invitato Romualdo Messerkman e sua figlia soltanto per far piacere a Federico. Federico si fidanza domani con Diana. Ah, già, è vero. Altro bel merlo, tuo fratello. Andare a infatuarsi di quella ragazza fino al punto di domandare la sua mano. Con te almeno il sacrificio avrebbe avuto qualche cosa di piccante. Mi piace sempre quando è l'agnello che rischia di divorare il gran sacerdote. Con lui non farà nemmeno ridere. Se il matrimonio si farà, zia. Chi potrebbe impedirlo ormai? Chissà. E quel fazzoletto, zia? Grazie, carina. Tu mi spingi verso il sole. Buongiorno, caro Romenzi. Buongiorno, signor Messerman. Hanno dormito bene? Non dormo mai io, signora. Neanch'io. Dovremmo darci appuntamento per chiacchierare e dire male di tutti. Sono molto cattiva io, signor Messerman, e lei? Si dice che lo sia anch'io, signora. Ah, che bellezza! Le diremo di cattiverie, sarà divertentissimo. Tu, carina, mi spinga verso il sole. Signor Messerman, ferma. Il mio maggiordomo mi ha detto che lei non mangia che pasta. Esatto, signora. Senza burro e senza sale. Pare che lei sia buon amico di Dorotea. Lady India, mi onora della sua amicizia. Dorotea, insonnia e pasta dalla mattina alla sera. Hai detto che la ragazza arriva col treno delle 12:30? No! Ti dico di sì. Oh, che imprudenza, mi sento male. Sei sicuro di non essere impazzito? Sicurissimo, e tu? Oh, io no, non ne sono affatto sicuro. E se rifiutassi di cedere a questo ricatto? Lo scandalo, caro. Ma quale scandalo, per bacco, le mie relazioni con quella ragazza sono irreprensibili. E se andassi a dire a mia zia Romainville per allietare un po' il tuo invito questa primavera, ha fatto venire la sua...
Amichetta? Amichetta, all'albergo di Senfluto ve la va a trovare di nascosto 3 volte la settimana, cosa risponderesti? Che è falso, che io mi interesso a quella fanciulla come mi interesso a tutte le arti. È colpa mia, forse, se sono un po' mecenato. No, quella bambina aveva bisogno di un po' d'aria prima di riprendere il lavoro all'opera. Era pallidina, mi capisci, Orazio? Terribilmente pallidina. Chi potrebbe rimproverarmi per bacco per voler far prendere un po' d'aria a una povera fanciulla bisognosa? Una povera fanciulla che ha bisogno di un po' d'aria? Nessuno, ma la tua amante. Erwendil, conosci mia figlia? Non è la mia amante, perbacco! Ti assicuro che proprio non è la mia amante. E chi ti crederà? Tutti, poiché è vero. Ma che importanza può avere che sia la verità se non ne ha l'aria? Allora, secondo te, la verità non conta niente? Niente, caro mio, se non ne ha le apparenze. Andiamocene tranquillamente a colazione. Saranno qui da un momento all'altro. Giosuè è stato avvertito, mi farà un cenno speciale. Io andrò a dir loro 2 parole al caffè. Giosuè annuncerà ufficialmente a mia zia che è arrivata tua nipote. E se la mia vera nipote arrivasse con lo stesso treno? Ma non ho telegrafato a tuo nome che l'invito di mia zia per il momento è sospeso. Ma è una macchinazione! È tutto perché mi hai scoperto avere un'innocente aranciata con quella piccina nella pasticceria di Saint-Flour. Proprio così. Sei un demonio! Pensa poco. Qual è il tuo piano? Un piano grande. E oscuro. Andiamo alla seconda. Non ce la metterai a saperlo! Se i loro signori si vogliono degnare di accomodarsi, vado ad avvertire il signor Orazio del loro arrivo. Che lusso, che raffinatezza, che sontuosità! Ecco un'atmosfera, figlia mia, in cui sento di poter ridiventare me stessa. Sì, mamma. Ci sono degli esseri che non possono respirare che nel lusso. Se togli loro il lusso, appassiscono. Sì, mamma. Non devi dimenticare, Isabella, che tuo nonno era il primo negoziante di carte da parati del paese. E ricordati che all'età tua la nonna non mi avrebbe mai permesso di uscire da sola. Sì, mamma. Ero seguita a 3 passi di distanza dalla mia istitutrice. A 3 passi, era magnifico. Sì, mamma. Hai visto quel maggiordomo? Sì, mamma. Quella nobiltà, quell'atteggiamento. Oh, bambina mia, io sogno per te un maggiordomo così. Oh, stai bene, mamma. Ah, sì, sì, io sogno per te tutto quello che la vita a me non ha dato. Non dico niente, sai, ma a volte soffro. E credi che non mi si spezzi il cuore quando vedo le tue mani diventare rosse ogni giorno a lavare i piatti? Mamma, ti prego. Sì, lo so, tu sei meno sensibile di me. So anche di non aiutarti quanto dovrei in tutti quei piccoli lavori, certo, ma è che sono proprio al di sopra delle mie forze. E poi è un'impossibilità materiale. Il mio pianoforte, le mie mani appartengono all'arte. Io non sono stata educata come te, sai? Io sono stata educata tra tutte le raffinatezze del lusso. Certo, mamma. Oh, Isabella, io sogno per te un diverso avvenire, un avvenire di lusso, di bellezza, dove la tua mamma avrà il posticino suo. Sei un artista, sei carina? Meno fine di me, forse, per via di tuo padre. Meno classica, insomma, ma piccante. Certo, devi piacere. Devi certamente piacere. Cosa potrebbe volere da te questo giovanotto, se no? Sono state puntuali, grazie. E questa è la signorina Isabella. Non mi ero sbagliato. È una fanciulla adorabile. Più che adorabile, signora. E questa avventura la diverte almeno, signorina, è la prima condizione. Di gioia! Il signor Romandini ci ha detto soltanto che eravamo invitate per questa sera al castello. E nient'altro? No, signore. Cosa ha pensato che le avrebbero chiesto di fare in questo castello? Non so. Di ballare, senza dubbio. Sono ballerina. Non solo di ballare. Non solo di ballare, ma sa, caro signore, che comincia a incuriosirmi follemente. Stasera ci sarà un ballo qui. Ho bisogno del suo aiuto. E che sia bella. Più bella di tutte le altre. Io? Sì. Ha paura? Un po'. Non sono molto bella e poi... Ho telefonato stamattina a Parigi. Le sorelle Rosedà manderanno un'intera selezione di vestiti e le loro migliori sarte. Al primo tocco d'archi dei violini sarà pronta. Ma che cosa dovrò fare? Nient'altro che folleggiare qui tutta la sera come una falena intorno al lume. All'alba sarà libera. O si capisce, signora, che una scrittura come un'altra mi dirà il prezzo. Il vestito resterà a lei. Noi non avevamo neanche pensato. Ma ci ho pensato io. Intanto bisogna che torni dove la mia assenza sarebbe altrimenti notata. E mi spiace di non poter appagare subito la loro curiosità. Giosuè, accompagna le signore nelle loro camere. O il primo pasto sarà loro servito lì. Nessuno deve ancora sapere della loro presenza al castello. Appena mi sarà possibile, verrò a dire cosa mi aspetto da lei.
Se lo signore vogliono avere la compiacenza di seguirmi. Ah, sì, amico mio. Che giovane distinto. È vero, signore. Hai notato, mia cara, come mi ha baciato la mano? Ehi, bambina, stai sognando? No, mamma. È lui che si chiama Orazio. È lui che ha voluto che venissimo al castello. Sì, è bello, no? Su, svelta, il maggiordomo ci aspetta. Ma dove sei, cara? Nel mondo della luna? Sì, mamma. Faccia qualche passo. Si volti. Si rivolti. Perfetto. Trema? Ho paura. Di che cosa, Dio mio, di un ballo? Della notte che si avvicina, dell'accordarsi dei violini, di questo castello pieno di gente sconosciuta, di questo mistero, di tutto. Anche di me? Soprattutto di lei. Crede proprio che io la voglia trascinare in una storia paurosa. Romainville ha detto molto male di me. Sì, signore. E naturalmente lei gli ha creduto. No. Ha fatto male, signorina. Quando saprà quello che ho macchinato questa sera, penserà forse che sono anche più cattivo di quanto non immagini Romainville. Soltanto non bisogna avere paura dei cattivi, signorina. Sono dei poveri diavoli, come tutti gli altri. Soltanto degli stupidi bisogna diffidare. Oh, mio caro, stavamo parlando di te. Come ti senti stasera? Sempre peggio. Carlo ha paura che si sbagli di forchetta. O che al vederla attaccare il foie gras con le posate da pesce, tutta la tavola si alza e gridi: all'impostura, non può essere la sua vera nipote. Guardala, Romainville. Non sei lusingato di avere una nipote simile? Non potresti trovare nulla di più trasparente, di più etereo, di più grazioso, di più nato per un ballo. Si tenga dritta. Non chiami mai le persone che le presenteranno col titolo nobiliare. Aspetti che le persone di una certa età si rivolgano a lei per le prime. Ma stai divagando, mio caro. La signorina sapeva già tutto questo quando è nata. Mia zia, che ha il senso della qualità, non ha esitato un istante. Le ha dato una delle stanze che danno sul giardino. Sono le più belle. Se le fosse piaciuta di meno, sono sicuro che l'avrebbe messa dalla parte del parco. Ma io sto dalla parte del parco. E beh, vedi bene, Romainville. Si può entrare. Non mi posso più tenere, devo vedere l'abito. Eravamo d'accordo che sarebbe rimasta in camera sua, signora. Non si può rischiare che qualcuno la incontri. Oh, sono scivolata come un'ombra. Muoio di curiosità. Oh, che grazia. Oh, che eleganza. Questa bambina, caro signore, fa stupire anche me. Vestita, la si direbbe quasi magra, ma spogliata. È quasi grassoccia. Non perché sono sua madre, ma è un fatto che ha delle bellissime gambe. Il nostro buon amico, che l'ha vista tante volte in sottanino da ballo, lo può ben dire. Oh, le daremo dei tonici, io la trovo molto sciupata. Sciupata? Poco cottinaria. Ma guardi, è rosea come un fiore. L'aria pura di campagna le ha già fatto bene. Campagna, la campagna. Il nostro buon amico ha tanto insistito. La salute innanzitutto, la salute innanzitutto. Lei è un orribile tiranno. Non sopporta che lo si lasci solo quando è stato invitato qui. È dovuta venire anche la piccola. La trovavo così pallidina che mi sono detto: perbacco, portiamo. Oh, sì, ci perdona tutto perché sappiamo benissimo che lei lo fa per amicizia. Come quando volle che facesse del nuoto. Tutti dovrebbero saper nuotare. Veniva di persona in piscina per vederla. Un giorno ci è mancato poco che non cascasse nell'acqua vestita. E allegasse. Che è una prova che tutti dovrebbero saper nuotare. Sono sicuro che lei è curiosa di vedere l'arrivo delle carrozze, cara amica. Se venisse in camera mia si vede tutto, è a nord, sul parco. Ma si vede
Ah, giusto, giusto, lasciamoli soli. Andiamo. Mi nasconderò come una brutta farfalla notturna che non ha diritto alle luci della festa. E la cena le sarà portata di sopra. Così, no, sì, sì. Fornici una croce di pane e un bicchiere d'acqua per una povera cenerentola. Divertiti, piccola fortunata. Anch'io ho avuto 20 anni e non fai tanto tempo fa. È deliziosa. È deliziosa. È deliziosa. È tutta rossa. Mi vergogno. Non si deve. Io sua madre la trovo divertente. Anch'io forse la troverei divertente. È un artista? Da lezioni di piano. Non sono grassoccia e neanche magra e non ho delle bellissime gambe. Voglio andare via. Prima del mio ballo è impossibile. Ma mi vergogno. Mi dica in confidenza perché, mia cara? Perché questa festa, questo mistero hanno eccitato un po' la fantasia della sua mamma? Se si è immaginata che io sia innamorato di lei è perché cerca di spingerla fra le mie braccia, è così naturale. Sono molto ricco, ho un bel nome. Può figurarsi se da quando ho un'età da matrimonio non l'ho sentita spesso questa canzone, quindi se è di me che si vergogna, non arrossisca più, la prego. È una canzone che mi hanno cantato troppe volte, non la sento nemmeno più. Ma la sento sempre io. E del signor Romainville, che cosa pensate? Non ho niente da pensare del signor Romainville, signorina. Io l'ho incontrata con lui nella pasticceria di Saint-Flour, l'ho trovata molto carina e ho pensato che avrebbe potuto essermi utile qui stasera. Questo è tutto. Vorrei che sapesse almeno. Non voglio sapere altro, signorina. Allora, se non vuol sapere niente, è diverso. Ho pianto, il mio rimmel si sta sciogliendo, bisogna che rifaccia tutto. Vuole scusarmi un istante? Prego. Josué! Signor Orazio. Nessuno sospetta niente. Nessuno, signor Orazio. Tieni d'occhio la madre. Sì, signor Orazio, domando scusa al signore, ma ho anche la responsabilità della festa di stasera. Lo so, Josué, che farà il possibile, ma quando il ballo sarà cominciato ho paura che faccia qualche stramberia. Mi raccomando, crack, crack. Bene, signore. Ma se la signora si mettesse a urlare? Le dirai che sono stato io ad esigere che la si chiudesse a chiave e le prometterai 200 franchi in più. Allora, per il suo piccolo incidente. È stato riparato. Tra poco saranno le 10, signorina. Il suo trucco è perfetto. L'abito le sta a meraviglia. Le prime vetture scivolano già sulla sabbia di fronte alla scalinata. I suonatori passano la pece sugli archetti dei violini. È ora che ne parli. Finalmente. Ho voluto conoscerla un po' meglio prima di farlo. Una sciocca avrei raccontato un'altra storia, qualche fantasia da giornale illustrato. E del resto era così che mi ero preparato il discorsino da farle, tanto peggio per me, sarò costretto ad improvvisare. Mi scusi. Per carità, sono io che ho mancato di psicologia, avrei dovuto saperla giudicare alla prima occhiata. Lei non è sciocca, è ingenua. Non è romantica, ma tenera, non è dura, ma esigente. Tutto è quasi uguale, eppure il contrario. Questo mi insegnerà a giudicare male le ragazze sulle terrazze dei pasticceri. Avevo previsto tutto, meno che mi avrebbe ascoltato con questi occhioni limpidi. Se le danno fastidio, posso chiudere. Non faccia nulla, guadagneremo tempo. Grazie a loro potrò andare diretto al fatto. Dunque, signorina, io ho un fratello cui voglio molto bene, che si è innamorato da morire di una ragazza bella e ricchissima per la quale si dà il ballo di questa sera. E lei? Lo ama? È la sua fidanzata ufficiale. Gli offre le sue labbra da baciare 2 o 3 volte al giorno, gli fa tutte le scene che si devono fare, gli dice persino d'amarlo, ma non è vero, non lo ama. Ama un altro. A dire la verità, signorina, credo che non sia capace di amare nessuno. Ma siccome è una piccola multimilionaria troppo viziata che va dietro al minimo soffio dei suoi desideri, si è immaginata di essere innamorata di qualcuno. E questo qualcuno? Ha indovinato, sono io. Lei dirà che è pazza e che mio fratello vale 1000 volte più di me. E suo fratello com'è? Ma è vero, dimenticavo di dirle la cosa più importante, siamo gemelli, signorina. E vi somigliate? Fisicamente, come non è nemmeno onesto somigliarsi, ma moralmente... Vede che siamo nel pieno della peggiore convenzionalità teatrale, moralmente siamo come il giorno e la notte. Mio fratello è bello, sensibile, tenero, intelligente, io sono un bruto. Eppure sono io ad essere amato. E lei? Io? Anche lei l'ama, questa ragazza. Ma io non amo nessuno, signorina. È per questo che mi posso permettere di organizzare con perfetta serenità di spirito la piccola commedia di stasera. Perché ho deciso che sarò io stasera ad organizzare la commedia. Proprio così. Noi ci lasciamo troppo menare per il naso, mia cara, permettere al destino di guidarci. Lasciargli correre le malattie, le passioni ridicole, le catastrofi, la troppa confidenza. Questo è grave, signorina, è imperdonabile, non so se mi segue bene. Mi sono persa al momento del naso. Trovo l'uomo troppo modesto. L'amore, la malattia, la stupidaggine, la chiama fatalità. Perché è comodo.
Io non riconosco che la morte, mia cara, la morte è franca, netta e stupida. Ma le faccio tanto di cappello, sa quello che vuole, ma per il resto rispondo non voglio saperne. Come il mio aiutante ricampo durante la guerra. Non mi segue affatto. La perdo, la riacchiappo, la perdo. Spero che mi aspetterà la sua volta. Eccoci qui, non ci lasciamo più. Mio fratello è infelice, signorina, e sarà preso in giro. D'altra parte, senza dubbio, nell'ordine naturale delle cose, che questa ragazza, verso cui il cielo è stato prodigo di tutti i doni, oltre i milioni di suo padre, trionfi tranquillamente al ballo di stasera. Oggi io non ho voglia di sopportare l'ordine naturale delle cose, quindi tanto peggio per il destino. Anch'io, signorina, so essere cieco, capriccioso, onnipotente. E rispondo, non voglio saperne come il mio aiutante di campo. E quello che accadrà stasera posso assicurarle che non è ancora stato scritto. Ecco quello che mi attendo da lei. Sì, signor capitano. Per prima cosa, ubbidirmi ciecamente, guardarmi sempre durante il corso della festa. Beh, per ora non posso darle che queste linee generali, i dettagli bisognerà improvvisarli, poi durante il ballo non abbia paura. Non sarà mai sola, sarò dovunque a sorvegliarla, a darle ordini. Il problema è semplice, per prima cosa bisogna fare in modo che stasera tutti si occupino di lei. Ma si fa molte illusioni su di me, signore. Io non saprò mai... Ma saprò io, non si preoccupi di nulla, sia se stessa. Rida se ha voglia di ridere, se vuole star sola lasci tutti all'improvviso. Mi incarico io di rendere tutto piacevole, stravagante, sovrumano. Per tutta la serata farò finta di essere innamorato di lei. Davvero? E lei per tutta la serata farà finta di essere innamorata di mio fratello. Ma suo fratello ama quella ragazza, non mi guarderà nemmeno. Può anche darsi, è così sciocco. Ma anche se non guarderà che Diana, non potrà non leggere negli occhi di Diana, nella piega della bocca di Diana, in tutto ciò che egli ama di Diana, che lei è magnifica. La conosco, è spaventosamente gelosa. Nel constatare il suo trionfo diventerà livida e brutta in un batter d'occhio. Suo fratello l'amerà ancora di più? Crede? Si hanno delle belle idee sull'amore all'opera, signorina. Sia tranquilla, ho architettato la scena. È lei che mio fratello amerà. Non si tratta che di svegliarlo da un sogno. Noi lo faremo tornare sulla terra. E se ne morisse? Ma signorina, non si muore d'amore. Ah, sei qui! Ti cercavo. Catastrofe! Catastrofe? Caro mio, tutti i tuoi progetti sono andati a vuoto, grazie a Dio. Cosa dici? Mentre riconducevo sua madre a rovile, fidandomi dell'oscurità dei corridoi, tappete! A una svolta ci scontriamo con la capina. E la elettrice di guardia. Ah, io sono passato. Ma sai quelle due pazze cosa hanno fatto? Si sono gettate l'una nelle braccia dell'altra piangendo. Pare che abbiano studiato insieme il pianoforte e il conservatorio di Beauvais. Da 20 anni si credevano morte, ma che erano vive! Non ho potuto nemmeno intervenire. Si stringevano le mani, si raccontavano la loro vita. Per fortuna parlavano tutte e due insieme e non si capiranno subito. Ma in un modo o nell'altro non c'è che una soluzione, la fuga! Si vada su a cambiare. Dirò che si è sentita male, che abbiamo ricevuto un telegramma. Insomma, qualcosa dirò, anch'io un po' di fantasia. Non c'è un minuto da perdere. Vado su a scambiarsi. Non vada, glielo proibisco. Cucù! Avete saputo la magnifica sorpresa? Sì, che ha fatto? Che ha detto? Oh, figliola mia, come dolce l'amicizia! Non ti ho parlato tante volte di Giraldina Capilà? Credevo fosse morta ed è viva quel tesoro! Come ha spiegato la sua presenza al castello? Nel modo più semplice del mondo, le ho detto che facevo parte dell'orchestra. Soltanto non mi ha creduto, pare che sia un'orchestra di negri. Allora sapete cosa ho fatto? Le ho fatto giurare sulla nostra vecchia amicizia che avrebbe custodito il segreto per sempre. Le ho detto tutto! 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 Vado giù a spogliarti! In fondo che è tutto, non sa nulla. No! Ma se sapesse come sono fantasiosa, le ho detto che lei era innamorato della mia piccina e che l'aveva fatta passare per la nipote di Romelin per poterla introdurre al castello. Ma mamma, ti dà permesso? Sciagurata! Mio caro Orazio, a quest'ora tua zia sa tutto. Non so cosa tu abbia intenzione di fare, ma io levo le tende, tanto peggio, non la rivedrò più per tutta la vita. E lei, vado a sfogliarsi! Bisogna trovare la capilla, bisogna ottenere che... Ah, non... Si nasconderà dietro! E lei venga con me! Vengo a trovare la mia giovane invitata. Ma perché la nasconde in quell'angolino scuro? Complimenti, amico mio. Complimenti? Complimenti di che? È deliziosa, caro Carlo. No. Ma come no? Insomma, sì. E come sta? Oh, malissimo. A proposito, un malore. Ma mi racconta, lei è tutta bella colorita, un ballo la guarirà. Ha paura di ricevere un telegramma. Ma strana paura. Ma che bel vestito. È un suo regalo, cuor d'oro? Oh, no, certo. È contenta della sua camera, bambina mia? Sapevo che le sarebbe piaciuta. Domani mattina sarà la prima a vedere il sole. Ma almeno questo ballo la diverte? Oh, sì, signora. Che mi ha detto che era il suo primo ballo? Io no. Ah,
No, forse è tuo, Orazio. Ah, no, no, tu non la conosci. Siete stati presentati almeno? Sì, zia, siamo stati presentati. Deliziosa, eh? Deliziosa. E perché non la inviti a ballare? Suonano il primo valzer. Stavo per invitarla, zia. Signorina, permette questo valzer? È un bluff, non sa niente. So tutto! È fine, è graziosa di razza. Ma perché non me l'aveva mai fatta vedere? Oh, la verità, caro amico, è una dimenticanza che non riesco a spiegarmi nemmeno io. Dunque, se ho ben capito, in linea femminile è una dandinée d'andin. Sì, ma... Bisogna assolutamente che metta a posto questa piccina, dunque vediamo un po'. Lei mi ha detto che sua madre, che era una fripomine, è morta. Morta? La cugina di sua madre, una della Boulasse. Ma perché lei? No, la maggiore, quella che ho conosciuta io in collegio, ma la minore... Morta, morta! Ma come tutte e due? Ma tutte e due! E da parte di padre, da parte dei Dupont, Pizza. Ma tutti morti! Povera piccina, ma è stato un ecatombe! Un macello! Come la notte. Bisogna che tu mi aiuti, mia cara, la povera piccina. Ne morirei. Farò tutto, tutto per la tua bambina, Giusiana. Oh, tutta la nostra follia di Montmagno, ti ricordi? La pasticceria di Mario Labone. Quei gelati di pentò. È il nostro primo pezzo a quattro mani la sera della festa di Livino. Il valzer delle piccole tolpe. Che è successo, mia cara? Che è successo? C'era anche il viceprefetto. Sol, sol, fa, re, mi, re, sol, fa. Sol, sol, fa, re, mi, re, sol, fa. Sol, sol, fa, re, mi, re, sol, fa. Pure. Sento stanca, annoiata come una vecchia tappezzeria. Non mi è mai piaciuto ballare, ma da quando sono appiccicata a questa poltrona lo trovo addirittura assurdo. E a lei mai piaciuto, carina? Oh, ho avuto anch'io 20 anni. Sarà, quando? Io l'ho sempre conosciuta alla stessa età. Signora, prima di stare con lei, quando stavo dal barone. Dal barone o da me, la stessa cosa. Capirà, lei è una brava ragazza, ma non le dico niente di nuovo, è brutta. Quando si è brutti, non si ha mai 20 anni. Ma si ha sempre un cuore. Ci sono delle sere di ballo come questa, in cui c'è nell'aria qualcosa di inesprimibile. Lo so,
so, cara, ma non cerchi di esprimerlo, non le si addice e comunque sarebbe troppo tardi. E poi, non ha mica fatto un cattivo affare, le resta sempre il buon Dio, tutto per lei. Oh, signora! Mi stringa più vicina a quella porta che veda un po' svolazzare tutti quei pazzi. Chi è? La nipote di Romainville che sta ballando con mio nipote? È piena di freschezza in mezzo a tutte quelle future signore come si deve. Non c'è che lei che non abbia l'aria di recitare. Ma chissà perché Romainville non me l'aveva mai fatta vedere. Oh, signora, per conto mio un fascino, una distinzione, una grazia, come devo dire? Come vuole, cara, tanto non la scuso. Oh, come stupido questo ballo. Ma li guardi. Li guardi volteggiare. Credono di divertirsi e ognuno non pensa che alla piccola vanità e ai troppi piccoli affari personali. Il mondo non mi fa più neanche ridere. Meglio andarsene. Oh, signora, chissà quali avvenimenti romanzeschi si svolgono qui, sotto i nostri occhi, in questo momento. Capirà, non divaghi. Cosa sta dicendo? Oh, sei un giovane, bello, ricco, fondamenti, innamorato, avessi immaginato per fare entrare qui quelle che amo. Silenzio, ho detto troppo, promesso il segreto. Non ti vaghi, Capilla, quale giovane? Mi immagini, signora, un intrigo conturbante, un amore più forte delle barriere sociali, dello scandalo, un travestimento. Una madre nascosta, tremante, vede sua figlia trionfare senza mai, povera donna, mai, santa madre, poter dire il suo nome. Di Romainville. Non è suo nipote, ma suo nipote, la madre di Romainville.
per me, per te. No, ma quale nipote, Federica? No, signora, signora Lazio! Ma silenzio! Dalla parte del parco, mia cara, in piena mezzanotte, brutalmente, a metà del pomeriggio, senza neanche avvertirmi, mi hanno trasportato le valigie. Dicono che non mi hanno trovato, ma non sono un allocco, non mi hanno trovato, perché non hanno voluto trovarmi. È un colpo organizzato, mia cara. A chi hanno dato la tua camera, mio caro? La nipote di Romainville, quella piccina con quei begli occhi. Ma la ragazza è un pretesto. La vera ragione è che ci hanno visto ieri e hanno voluto allontanarmi dal tuo appartamento. Ma tu esageri, mio caro. Come hai fatto a vedere che ha begli occhi? Sì, mia cara. Quella nipote di Romainville. Ma non mi detto che avesse begli occhi, Dorotea. Stai attento, Patrizio. Il mio amore per te è una cosa esigente e terribile. Se sapessi che anche solo guardato un'altra donna, ti tratterei come un cane. Dorotea! Ho una concezione selvaggia e totalitaria dell'amore. Sì che vedi, se Romualdo è riuscito a farci cambiare di camera dopo aver sorpreso il nostro bacio di ieri sera, mi rendo ben conto che gli sogni di distruggerti. E ti dirò francamente, Patrizio, sarei delusa se non lo facesse tu. Ma veramente in un certo senso, amica mia, io... Io tradisco Romualdo, ma ho bisogno di avere per lui la stima più completa. L'uomo che amo deve essere nobile e coraggioso, ma anche l'uomo che tradisco. Ci sono delle creature così di essenza superiore che non possono vivere che nel bello. Io sono una di queste. Oh, Patrizio, chi era suscettibile come sei? Confessa che saresti terribilmente mortificato se la passione non avesse strappato a Romualdo un grido selvaggio. Ma veramente, Dorotea? Ah, no, no! Un uomo come te non può desiderare che una donna già selvaggiamente amata. O niente di tepido, Patrizio! Tra creature come noi, noi dobbiamo bruciare, ardere intensamente. Gli altri, forse, sono al mondo per vivere. Noi siamo al mondo per ardere. Sì, per essere bontà nostra, se ci occupiamo di lui, che ci rovini. Adorerei essere povera. Ci deve essere certamente una gran poesia nella miseria, non è vero, Patrizio? Certamente. Oh, come sarebbe divertente. Io ti laverei i piatti, caro, e lavorerei per te. Mi farei fare dalle sorelle Rosetta dei grembiolini originalissimi. Ogni teatro che uno scapoletto di stoffa, una gara, ma lo chic! Avremo delle piccole pentole, delle piccole scope. Tu lavoreresti, caro, in un'officina e torneresti la sera morto dalla fatica e di umore tetro. Oh, sarebbe delizioso. Oh, ti laverei, caro, con una piccola spugna. Oh, come bello essere poveri! Ma che venga, ti aspetta! Il suo denaro mi brucia e mi renderò tutto subito, meno le perle. Attenzione, eccolo! Giù le zampe! Patrizio, ti previsto! Lei non mi piace, lei non mi è mai piaciuta, lei non può piacermi! Come? Sto con lei solo per convenienza, mi annoia, chiaro, ecco. Ah, oh, sbadiglio! Oh, Patrizio, ti previsco, prendi il mio braccio, sfidiamolo invece! Usciamo tenendoci ostentatamente a braccetto. Sei pazza! Quando il toro si annette, bisogna attaccarlo con una caviglia rosse. Ha mai visto una corrida, caro amico? Sì, amica mia, ora mi piace le corride. Stai dritto! Bisogna aver l'aria di non averlo visto. Egli non sappia ancora che ne sappiamo che sa. Sì, ma se egli ancora non sapesse, Dorotea, non credi che se abbiamo l'aria di sapere troppo che gli pare siamo forse per volere che sappia? Vai là, mangiara forlomegnana! Vamos, morena! Vamos! Ehi, amico! Signore? Quelle due persone che attraversano la terrazza vanno verso le serre, vero? Sì, signore. Posso permettermi di prendere ordini dal signore per la cena di stasera? Basta! Senza burro? E senza sale! Bene, signore. Senti! Signore? Andando giù per quella scalinata, si arriva alle serre attraverso il frutteto? Sì, signore. Ma se il signore intende raggiungere le due persone di prima, mi prendo la libertà di dire al signore che ho seguito con l'occhio quelle persone mentre prendevo ordini dal signore. Sono salite di sopra attraverso la scaletta interna che è in fondo alla terrazza.
Ah, va bene. Per riordinare un poco le loro toilette, senza dubbio, signore. Sì, senza dubbio. Grazie. Senza burro. E senza sale. Splendido vestito. Sì, splendido. Ci crede lei? A che cosa? Ai fantasmi. Un po', perché? All'aria del fantasma di suo fratello, se gli fosse successo qualcosa di molto triste. E infatti. È bello, giovane, ricco. Che cosa può succederle di triste? Essere bello, essere giovane, essere ricco, come dice lei, non mi serve a niente. Mi scusi, signorina. Signore. Perfetto! Non so che dirmi, mi vergogno davanti a lui. Eccellente. Si domanderà perché lo seguo dappertutto, perché cerco sempre di rivolgergli la parola. È proprio quello che voglio. Non ne posso più. Ora è mezzanotte, lei è stata impegnata fino all'alba, signorina, in piedi? Poi lei è buona, ed è una buona azione rimontare un po' quel povero ragazzo. Brava. Lo guardi con questi suoi begli occhioni. È un'attrice perfetta. Dove ha scovato quello sguardo? È il mio. Complimenti! Lo adoperi con lui per tutta la serata, non potrà fare a meno di commuoversi. Con lui forse non sarà lo stesso. È qualcosa di simile, caro il mio fratellino. Ha talmente poco l'abitudine di essere guardato gentilmente. Attenzione! Eccolo che torna, vedi che ha voglia di parlare con lei, mi raccomando, sangue freddo e fantasia. Io lo ascolto. Non so. Di solito quando mio fratello cerca una ragazza, lei lo sa. Veramente non lo avevo notato. Vero che è bello, mio fratello? Sì, bellissimo. Ci rassomigliamo come due gocce d'acqua, ma non sono che gli uomini a confonderci. Le donne sanno sempre quando è lui. Da che cosa se ne accorgeranno? Non so. È che lui non le guarda, per questo deve essere. Ha uno splendido vestito. Vero. E non è solo bello. Il vestito? Suo fratello. Ah, già, è molto bello. Molto intelligente, coraggioso, intrepido. Non credo sia capace di amare. Forse è per questo che amate. Duro, d'altra parte anche molto buono. Le vuole molto bene. Non vorrebbe che lei soffrisse. Sì, non può sopportarlo. Ma forse non tanto perché mi vuol bene, quanto perché lo irrita di vedermi soffrire. Non gli piace che la gente soffra, soprattutto per amore. La assicuro che la stava cercando, signorina. E anch'io cerco una fanciulla, del resto. Se lo incontro nel cercarla, devo dirgli che lei è qui? No, veramente, grazie. È molto più interessante di me. Io ci sto benissimo con lei. Resti, la prego. Com'è triste. Che cos'è che è triste? Scusi, forse quello che le dirò è un po' cattivo, ma se fosse stata la ragazza che cerco invano in questo ballo a dirmi quello che mi ha detto lei, credo proprio sarei morto di felicità. Allora è meglio che sia stata io a dirglielo. E non è cattivo. È un sentimento che capisco benissimo anche io. Lei è molto buona, signorina. Ad ogni modo, mi scusi. No, signorina, no, non l'ho assunta per questo. Cosa ho fatto? Ma questi sospiri, quest'aria di voler dire che anche lei starebbe meglio con un altro che sia l'ultima volta.
La si paga per recitare una parte, allora mia cara la reciti, senza vergognarti. La smetta. Perché? Se continuo a parlarmi in quel tono mi metto a piangere. Magnifico! Non osavo domandarglielo, il povero fratellino ti scioglierà. Ma perché non ha cuore? Perché mio fratello ne ha troppo, signorina. Eppure lo vede che mi sento infelice. Deliziosamente infelice. La detesto! Ci conto, dica male di me con mio fratello, fa parte del mio piano. Non mi importa niente di tuo fratello. Non mi importa niente di guarirlo, non mi importa niente di essere elegante, che tutti gli invitati mi guardino. Credi che sia divertente? No, poverina, è spaventosamente triste, pianga. Pianga, poverina. No, così va bene, vedi come faccio. Avrò gli occhi rossi, che rabbia. Che fortuna insperata. Ah, Isabella, cara Isabella, anch'io, soffro anch'io, mi sento morire. Che cosa fa? Sta tornando, stia in posa, voglio che mi trovi ai suoi piedi. Ma indegno. Sì, cara, si viene verso di noi. Si alzi lassù. Sento un colpo grosso, tanto peggio. La bacio. Signor Orazio, perché tanto peggio? Mi scusi, sono stato costretto. Ma sta piangendo. Sì. Oppure dovrebbe essere contenta, mio fratello l'ha baciata. Forse sono io che l'ho fatto fuggire. No. Non sia triste, signorina. Basto già io ad essere infelice in questo ballo. Poi non so perché. Credo che non potrei sopportare di vederla soffrire. Mi lasci. Signorina, lo so che il dolore degli altri non serve a consolare, ma voglio dirle lo stesso una cosa. Credo che quella ragazza mi abbia scelto perché non poteva sposare mio fratello. Si è detta, visto che l'altro non mi vuole, prendiamo questo che è il suo ritratto. Se fosse vero, sarebbe orribile. Eppure già qualcosa. Avrebbe potuto non scegliermi affatto. E del resto ci sono abituato. Non è mai del tutto autentico quello che mi succede. È così anche per lei. Come anche per me. Lei è una fanciulla vera, lei. E non vorrei farle un complimento troppo insulso, non è il momento. Ma non credo sia facile confonderla. Non è per colpa di suo fratello che piango, signore. Come? È per colpa sua. Ma è mio fratello che l'ha baciata. Mi ha costretta. Non è suo fratello che io amo. E chi è allora? È suo fratello, ma... ma buono, tenero, e un po' triste. E capace di amare. È suo fratello, ma... ma è lei! Benissimo! Ma non bisognava scappare! È la prima volta che qualcuno gli dice di amarlo, povero cuccino, lo guardi, gli è venuta voglia di correre. Precipitiamo gli avvenimenti, gelosia, subito, finché è caldo. Un terzo uomo innamorato di me. Che uomo? Ci penso io, lo troverò. Curioso di vedere che io non lo lascio mai, mi provo che stasera ci battiamo. Ma è fatto! Un duello al chiaro di luna nel boschetto. Durante il rimpresto si daranno i colpi di pistola. Papà! Nel frattempo lei, folle d'amore, perché lei è folle d'amore, siamo intesi, no? Si getterà nel bacino dell'acqua piovana. Sa nuotare? Comunque non ha importanza, perché si tocca, poi ci sono io, la ripesco, la porto su, la poso tutta bagnata sull'erba davanti a mio fratello e gli dico, ecco, guarda cosa hai fatto! Dopodiché se non l'ama quel mascalzone vuol dire che è anche più forte di me. Esita? Ossia, carina signorina, accetti. Per farmi piacere? Mi diverto tanto stasera e mi capita così di rado. Ma è lì! È Orazio. Ah, scusa. Non sono arrossito? Quello che non arrossisce è Orazio. Come lo cerchi di già? Credevo fosse stato lui ad abbracciare quelle ragazze. Ma eri tu, è tutt'altra cosa. Scusami. Hai visto tuo fratello? Certo, all'infuori di te l'hanno visto tutti. Vuoi forse assicurarti che anche stasera sei riuscita a spezzargli il cuore? Non voglio spezzare il cuore di nessuno, veramente. Non mi divertirà affatto. A proposito... Federico mi ha assicurato di non essere stato lui a baciarmi ieri sera nel parco. Ho mentito perché non soffrisse troppo e gli ho detto che me lo era inventato. Sei tu? Che ti sei permesso questo scherzo disgustoso? Tu ti sbagli, mia cara, giocavo a biliardo con Patrizio Bombè. Federico mi ha giurato che non è stato lui. Ah, l'unica è che sia stato un terzo marrano approfittando di una lieve somiglianza. Hai torto di giocare così con l'amore di tuo fratello, è crudele. Se almeno mi amassi. Ma non è così, vero? Mi metti in una posizione impossibile, mia cara. Sarò costretto a dirti di no. Ti detesto! Anche tu? Sono ben poco amato questa sera. Hai visto Patrizio Bombel? Mi dicono che mi stava cercando dappertutto, è bizzarro. Nemmeno lui è contento di avermi sorpreso fra le braccia di quella fanciulla. Pare che sia innamorato pazzo di lei, io non lo sapevo. Precisamente tutti sono pazzi di quella piccina. Del resto...
È deliziosa. E anche uno splendido vestito, non trovi? Devo mandarti mio fratello? Grazie, lo troverò da me. Prego. Papà! Che roba? Sei ricco tu? Così ho sentito dire. Fai sempre tutto come quando ero piccolo. Quasi tutto. Ci hanno cacciati da ogni parte quando eravamo poveri tutte e due, ricordi? No. Quando andavamo di frontiera in frontiera stretti l'uno all'altro nei vagoni di legno. Ma perché mi riparli di queste cose stasera? Sei cresciuta da allora. Sei attorniata da tanto lusso, da tanti servi. Speravo che avessi dimenticato. Avevo dimenticato, ma stasera, papà, ricominciano. Chi ricomincia? Che cosa? Tutti, ad umiliarti. Tremano tutti davanti a me. Alzo un dito e già non hanno più la metà delle loro piccole rendite. Eppure cerchiamo di umiliarmi, papà. Hai voluto quel ragazzo. Te l'ho comprato, che vuoi di più? Ma non me l'hai comprato, mi ama, bel regalo. L'avrei potuto avere per niente, è suo fratello che si burla di me. Sono ricco, ma non posso comprarteli tutti e due. Non perché non sia ricco abbastanza, ma perché non si fa. Sposa quello che preferisci, sta a te. Ma non sei abbastanza ricco, papà, per comprarmi quello che preferisco. È per questo che mi sono presa l'altro. Non sono abbastanza ricco io, ma non farmi arrabbiare. Hanno fatto? Che cosa ha fatto lui? Sì. Perché lui, ne sono sicura, ha fatto venire qui quella ragazza. Lei gira intorno al povero Federico che non ci capisce più niente. E lui, l'insensibile, il bello Orazio che non si occupa mai di nessuno, non la lascia un istante. Tutti sono stupiti. E la Sara non ha occhi che per lei stasera. E me mi abbandonano. E io morirò se mi abbandonano anche solo un pochino. Preferisco strapparmi il vestito. Graffiarmi le guance e diventare brutto. Aiutami, papà. Chi è quella ragazza? Bada che io non ho quasi nessun potere su una ragazza. La nipote di Romainville. Forse posso avere qualche potere su questo Romainville. Chi è? Quell'uomo che ti hanno presentato ieri, quello che all'aereo tanto rispettabile, con la sua legione d'onore. Oh, non ho più paura delle legioni d'onore io. Del resto, ne una anch'io. Chi è? Da dove viene il suo denaro? Informati. Mi pare che abbia parlato della società Bromfield. Oh, se ha anche soltanto 4 soldi nei solfati, li ha persi. Vecchio strozzino, credi di essere invincibile? Il denaro non può nulla. Potresti ammucchiarne 10 volte di più di quanto ne hai, ma non ne avrai mai abbastanza per non essere umiliato e per impedire a tua figlia di soffrire. Ti odio per essere tua figlia. Avrei voluto tanto essere come loro. Oh, mi piace che tu mi dica certe cose. Portami da quell'uomo. Vieni. Signore! Signore? Cercavo proprio lei. Me, signore? Sì, signore, devo parlarle. Di che cosa, signore? Lei era nel parco ieri sera con mia cugina Lady India, vero? Può essere, signore, può essere. Sembravate occupati in una discussione piuttosto appassionata. Discussione assolutamente mondana, signore. Ma non ne dubito, ma ad un certo momento lei l'ha dovuta far andare fuori di sé. La signora l'ha schiaffeggiata. Me, signore. Sei lei. Si sbaglia, signore. No, signore. Voglio dire, quella signora mi ha forse schiaffeggiato, dopo tutto, che diavolo. Uno schiaffo non è sempre un segno d'intesa fra un uomo e una donna. Certo no. Si schiaffeggiano degli indifferenti, signore, degli sconosciuti non prova assolutamente nulla. Come se la schiaffeggiassi ora di punto in bianco, forse ne dedurrebbe andrebbe dire a tutti che ci sono fra noi relazioni amorose. Le guarderei bene. Allora, signore, perché questa attitudine provocatoria, questo strizzare d'occhio, questi sorrisi, questi mezzi termini, questi sogghigni la sera in terrazza fingendo di strozzarsi con il fumo del suo sigaro? Perché non mi ha ingannato ieri sera, signore, non mi ha ingannato un solo istante. Lei è molto chiaroveggente. Sì, signore, è questo che mi perde. Sempre in guardia sono, sempre in guardia. Vedo tutto, indovino tutto, non ne posso più. Ah, ecco quello che volevo sentire, parliamoci quietamente. Ho bisogno di lei. Confessi dunque a quattro occhi che non ne può più di quella vecchia relazione con quella mezza pazza. Non ho detto niente di simile, signore. Naturalmente, ma parliamoci chiaro, eh. Se Messerkman viene a sapere che è la sua amante...
Niente parole, signore, niente parole! Se fracasserà le costole. Subito, signore, per sempre, non solo i solfati, ma tutta l'industria mi sarà chiusa. D'altra parte, se quella pazza venisse a sapere che lei ha intenzione di lasciarla, parlerebbe male di lei con Messerquan? Otterrà che vi spetti le costole lo stesso? E 2 anni, signore, 2 anni che dura questa storia. Ebbene, mio caro, questa sera tutto ciò finirà. E come? Dovrà scegliere. O accetta di obbedirmi stasera, o farò in modo che il suo padrone sappia della sua relazione irregolare. No! Come no? Lei è un gentleman, non lo farà. Farei da gentleman, ma lo farei. La biasimo, signore. Bene. Non le interessa che io la biasimi. Affatto. E sia, non si può più discutere, cosa vuole che faccia. Che lei scelga l'altra alternativa, l'altro modo di suicidarsi. E qui una fanciulla deliziosa, per ragioni molto importanti che non posso svelarle, ho bisogno che dia l'impressione di essere innamorato falsamente di lei. Io, signore! E lei, venga con me, andiamo a metterci d'accordo. Ah, poi ci batteremo alla pistola! Nel Abbiate paura! Dico molto bene! Oh, appunto! E le prometto che non la colpirò! Oh, conquiso gemme al fin portate. Oh, sono gli ulini nella notte infinita. Rinasce finalmente questa sera d'estate. Giusiano, mia sorella. La tua bellezza su di me trionfante, fin da Mobege mi rabugliava in viso. No! Ma io bestemmio, no. Non è la sofferenza di saperti adorato e soffrire per te. Ecco il bel di cui la conoscenza facesti, ignorata mi avrebbe, e tu amasti per me. Ah, oh, chi ne su quel banco quelle sere ricordi? Scrivevamo quell'angel, nostro amore, nostra speme. Oh, mi scrive fiammate, l'amore grande e bello. Tu reggevi la penna, io le frasi dettava. Stasera vieni a me, vieni in fretta, per colpi devi battere e correrò da te. Io ti lasciavo fare, ma tu eri costretta. Non appena bussava a far andare te. 6 mesi, per 6 mesi noi fummo le sue amanti. Poi nacque il fanciullino, di cui pur io fui madre. E per lui, lavorando con le mani tremanti, pensavo alla fuga del tenente suo padre. Cambio di guarnigione. Scrissi tosto a mia zia, che di un caffè concerto da tempo era padrona. Ero sola! E prendesti della china la via. Ma stasera trionfa e al ricordo perdona. Sorgi! Il passato distrugge nel presente suntuoso. Sei sol per una notte. Ho con te Punella! Vado a cercare la signora. Amico mio, vogliate avere la compiacenza di annunciarmi alla vostra padrona, la contessa Funella. La contessa? Funella? Signor Lazzo! Signor Lazzo, aiuto! Soccorso! Aiuto! Aiuto! C'è un incendio! Ti mancherebbe solo quello! Si faccia vedere! Ah, molto ben riuscita! Possiamo entrare, faremo sensazione. Oh, signora, come suono! Ma no, cara, faccio questo solo per dar fastidio a mio nipote. Mio caro Orazio, l'ho pensato che tu saresti stato felice di fare la conoscenza di una delle mie più care amiche di un tempo, la contessa Funella, che conobbi in Italia. Mio nipote Orazio, contessa. Felicissima, signore. Contessa. Venga, mia cara, e lei capì la mi spinga? Mi fa tanto piacere rivederla dopo una così lunga assenza. Mi dica, cara, lei ha una figlia, vero? Che le è successo di quella cara piccina? Ah, è una lunga storia, mia cara. Bene, bisogna raccontarmela. Ecco la chiave, signor Lazio. Posso solo essere scappata dalla finestra, oppure la signora che le ha fatta aprire, la contessa Funella. Non avevo mai visto niente di simile. Mi scusi, signor Lazio. Di che? Ero lì lì per sedermi. In 30 anni non mi era mai successo. Ferma tutto! Ferma tutto!
cosa? Tutto questa volta è gravissimo. Ferma i maneggi dell'alta finanza. Silenzio. Bisogna che quella ragazzina se ne vada subito, all'istante. All'istante o sono rovinato. Non mi viene raccontare che ci sono tutti pazzi questa sera. Sono amministratore di varie società di solfati e di una società di cemento. Non posso spiegarti manovre di borsa. Se tu non vuoi aiutarmi, tanto peggio per tua zia. Preferisco lo scandalo. Guarda, preferisco qualsiasi cosa. Mi lancio in campo aperto e ne dirò tutto. La mia zia, vieni un po' a vedere chi sta presentando in giro in piena sala. Guarda. Partiamo, ma cosa fa? Non sogno, Sì, la contessa Funella dell'alta società italiana. Hai inventato anche questo? No, questa volta è stata mia zia. Ma perché? Signore! Signore, questa situazione non può durare più a lungo e poiché lei non accetta rinunciare a quella fanciulla... No, signore, no, mi secca più tardi. Bene, mi vedrà! Non si può stare più a servizio da nessuno! Questo non mi diverte più. E poi quella pazza di sua madre da un momento all'altro farà uno sproposito e tutto crollerà. Bisogna agire. Devo sempre buttarmi nell'acqua? Ah, bisogna trovare qualcosa di meglio subito. Quella cornacchia rispettabile di mia zia è capace di rovinarmi tutto l'effetto. Un'idea! Mi fa tremare. È incontestabile che lei è rimasta sempre il centro della festa. Ha fatto sensazione, mia cara. Sua madre si tradirà presto. Non sarà difficile far credere che non è la sua vera madre. E voglio fare anche di meglio. Farò correre la voce che ricca a milioni, come si conviene alla figlia dell'amore legittimo di un'altezza portoghese di un poeta ammiraglio morto in mare. Ne troverò ben uno. Lei viene presentata questa sera in società, in incognito. E all'alba, quando la mia piccola storia rocambolesca avrà volato a sufficienza di bocca in bocca, deponendo i suoi semi avvelenati nelle orecchie tese di tutte quelle testoline vuote, quando Diana sarà completamente rosa dalla gelosia, quando persino quell'imbecille di Federico comincerà a guardare con occhio meno sottomesso la fonte delle sue torture, io esco da dietro le scene, monto su una sedia, domando il silenzio e dico a tutti così: signori, siete stati avvelenati! E approfittando dello sgomento generale, incalzo: imbecilli! Questa notte è stata tutta un trucco, una memorabile rappresentazione, durante la quale avete potuto vedere, a questo punto indico Diana come un imbonitore, il fondo del cuore delle fanciulle cattiveria, fango, fiori appassiti, e dove avete potuto vedere anche, e a questo punto indico lei, un angelo troppo vero per essere vero. Siete stati infinocchiati, signori, quest'angelo, questa fanciulla che vi ha conquistato da ieri è una comparsa pagata da me, una povera ballerinetta dell'opera che io ho assunto per recitarvi una commedia. Non è la nipote di Romainville, non è la figlia naturale del poeta ammiraglio morto in mare, non è nulla! E forse nessuno l'avrebbe notata se l'avessi portata qui a fare il suo solito numero. Vanità! Vanità! Tutto non è che vanità! Spero che almeno mio fratello Federico abbia aperto gli occhi. Insomma, il finale è un po' melodrammatico, ma nel complesso funziona. Che ne dice? E io? Come lei? Che cosa faccio io? Cosa vuole fare? La restituirò con un bel regalo che si sarà ben meritata nelle braccia di sua madre e di Romainville, le resterà un bel vestito e un piacevole ricordo, quello che resta sempre dopo un ballo. Non ha pensato che potrei vergognarmi. La prego. Magari si tenga il vestito, ma mi lascia andare via senza dire niente. Vado a chiamare la mamma e ci farò mandare subito a Saint-Cloud. Le giuro che nessuno saprà mai più niente di me. È fatta. La supplico. Non davanti a lei, no. Non davanti a tuo fratello, no, subito. Immediatamente. Signor Orazio. Sì? Si deve sempre giocare. E appena il tempo per questo, mia cara, prima di essere morti. Morti del tutto.
grazioso vestito, è vero? Sì. Ed è anche vero che lei è bella. Molto gentile. Non estremamente raffinata, forse. Sa un po' di selvatico. Lei non abbastanza. Di che? Di selvatico. De gustibus, mia cara. Si alza presto la mattina? Sì. Si vede. Lei va a letto tardi. Sì. Si vede anche questo. Grazie. In confidenza. Non le dà troppo fastidio? Che cosa? Di avere sulle spalle un abito che non si è fatta da sola. Ce n'è così poco. È lo stesso, non si deve sentire completamente a suo agio. Ci si fa l'abitudine. In compenso le ciglia sono mie. Congratulazioni, sono bellissime, e gli occhi pure. Per fortuna, perché ne avrà bisogno domani senza il vestito. Me lo porterò via. Me l'hanno regalato. Come mi fa piacere! E il mio vestito le piace? Bellissimo. Lo vuole? Non lo rimetterà più. Per il mio soggiorno qui ne ho portati 12. Bello vederli. Sono sicura che si divertirà molto. No. Perché? Non sarà mica invidiosa, mia cara. È un volgare sentimento. Avrebbe voluto tanto essere ricca, vero? E avere tanti vestiti come me. Naturalmente. E lei invece non avrà mai che uno, mia cara. E se mettessi il piede sul suo strascico, qui, adesso, e tirassi anche solo un pochino, ecco che lei non ne avrebbe più neanche uno. Levi il piede di lì. No. Levi subito il piede di lì o le cavo gli occhi. Ma se rimane tanto, si strapperà. Il mio abito! L'ha voluto lei. Domani mattina bisognerà riprendere la valigetta di cartone e il vagone di terza che puzza di vomito mentre io sarò ancora qui. Sarà ancora vero per me domani, mia cara. È questa la differenza tra noi due. È divertente essere cattivi. Non sempre. Ma non ci si può sempre divertire. È infelice anche lei. Strano. Perché? Sono troppo ricca. Ma Federico l'ama. Ma io no. Io amo Orazio e lui è disgustato dal mio denaro. E credo che abbia ragione. Diventi povera. Se crede che sia facile. Sono sicuro che io non ho fatto nessuno sforzo. Ma non ha un padre come il mio. Ma crede sia divertente avere tutti quei vestiti? Quest'anello. Ne ho altre 10, non lo vedo più. Non è più un anello. Questo castello deve essere piacevolissimo. Ma tutti i miei amici possiedono un castello e non è più un castello. Ma una casa come tutte le altre. Lo so che questo tipo di ragionamento fa rabbia ai poveri. Ma cerchi di capirmi lo stesso. Non sarò mai, mai, qualsiasi cosa faccia, invitata al castello. È triste, vero? È spaventosamente deprimente. Solo che ci sono tanti poveri, e sono tutti così intriganti e agitati. E siccome sono quasi sempre loro a scrivere libri e commedie, sono riusciti a dare al denaro una reputazione. Ma il denaro non dà qualcosa che ai poveri, appunto. In questo prova che c'è qualcosa di fatto male sulla terra. E siccome da un lato non ho mai visto i ricchi fare uno sforzo veramente serio per privarsi delle loro ricchezze, e dall'altro, se stasera sono umiliata e ne soffro, ho il vestito strappato, lo devo al fatto che sono povera, però quello che fanno sempre i poveri, che sono così imbecilli, così numerosi, così intriganti, non comprendono mai le sottigliezze. Basterò le azioni. E le chiederò di andarsene. Andarmene? Ma crede forse di essere a casa sua, carina? Su, su, bella mia. Vai a piangere sui tuoi milioni più in là. Passerò agli argomenti dei poveri adesso. Se non te ne vai, te ne do! Darle a me! Vorrei proprio vedere! Non ti strapperò il vestito io, perché mi hai detto che ne hai 12 e non te ne importerebbe niente! Ma ti rovinerò la faccia, perché Dio, che per una volta è stato giusto, non te ne ha data per una! Se credi di farmi paura, ho dei pugni come i tuoi, ho delle unghie come le tue, e allora perdono! Io, sai? Ti voglio anche io! Mi battevo questa mattina in forza, ma Istanbul! Ah, eccola lei! È contento! Sono riusciti bene i suoi intrighi, si è divertito abbastanza stasera, ha avuto il suo scandalo, è salito sulla seggiola a dire chi ero! Se non l'ha già fatto una bestia che non ne vale più la pena, lo farò vedere a tutti, io da sola chi sono! Una pezzente! Come ha detto loro la signorina! È così che sono i poveri, tutti ignobili da non frequentarsi! Avevano ragione le vostre bambinaie un tempo quando vi impedivano di avvicinarsi a loro! Non sanno giocare i bambini poveri, sono troppo maleducati! Io non ho giocato da quando sono qui. Mi sono sentita subito in
come un idiota se non l'avessi amata subito appena arrivata. Ma crede che avrei accettato la sua commedia? Non dice niente. È seccante, vero, questa poveretta che grida ad amarla in mezzo al salotto non fa più parte del gioco? Ma dica qualche cosa! È diventato muto, lei che parlava tanto! Ma signorina, non sono io. Come non è lei? Ma sicuro, guardi, è tutto rosso, è suo fratello! Scusi, signora. Sono io che mi scuso, sono imperdonabile. Vieni via, Federico, non hai più niente da dire a questa ragazza. Orazio manderà ora Giosuè a regolare il suo debito. Diana, come puoi parlare così? Vieni via subito, Federico, sarà l'ultima volta che mi vedi. Volevo dirle che sono molto confuso di tutto quello che le hanno fatto. Lo trovo molto crudele e brutto. Le chiedo perdono per loro. Se ne vada. Se non la raggiunge subito, le darà ancora altre seccature. Mi scusi. Devo dire a mio fratello che mi ha detto di amare? No. Non ne vale la pena. Vicina mia! Tutto crolla! Un giovane impazzito è salito su una sedia e sta raccontando delle cose orribili! Andiamo via! Fatti levare quelle piume delle lezioni dopo domani. Ma perché? Perché ti avrebbe fatta venire qui se non era innamorato di te? Per divertirsi. No. Sei tu che non hai saputo manovrare. Vuoi che te lo dica francamente? Tu sei troppo orgogliosa, piccina mia. Carina come sei. Hai le tue chance? Ma se si lascia passare il momento buono, è finita, bella mia. Hai parlato abbastanza ora. Vatti levare le piume. Ascoltami. Ho avuto una lunga conversazione con un mendil poco fa. Tutti questi avvenimenti l'hanno smosso. Finalmente si dichiarerà. Assicuro una vita comoda a te e a me. È una cosa isperata, piccina mia. Spero che ne converrai. Vai, succa. Oh, bene, bene. Vai con la tua testaccia. Dimentica tutto quello che io ho fatto per te. Lascia passare questa occasione, stupidina. Rinchiuditi. Imbruttisciti a forza di non sorridere. Quando non si ha altro nella vita, bisogna saperselo lavorare il proprio muso, cara mia. Lascia che te lo dica io se non lo sapevi già. Signorina. Caro signore, che piacere rivederla. Come va? Bene, signora. Signora, volevo chiederle il permesso di avere con la signorina sua figlia un abboccamento. In privato. Ah, glielo concedo, caro signore, figurarsi. E di cuore. Ti lascio con il signor Messerkman, Isabella. Salgo a riposarmi un poco. Caro signore, tanto piacere di averla rivista. Ecco, signorina, sarò un po' brutale. So che è lei. Tra mezz'ora lo sapranno tutti. È finita per lei qui. Salga in camera sua e sparisca senza rivedere nessuno. Un po' prima o un po' dopo. Per lei la stessa cosa, no? E io gliene sarò grato. E che differenza le può fare, signor Ezio, che io vada? È un piccolo regalo che vorrei fare a mia figlia. Vede, sono sincero. Non ho mai ingannato nessuno in affari e mi sono sempre trovato bene. Quanto vuole? Niente, signore. Stavo per andarmene. Intendiamoci bene. Non vorrei che lei rivedesse Orazio neanche per liquidare i conti. Quanto vuole, dunque, per andarsene senza rivederlo? Niente, signore. Non avevo intenzione di rivederlo. E la paga che le avevano promesso? Non avevo intenzione di prenderla. Considero di aver ballato qui per piacere mio. Non mi piace affatto quando le cose si fanno gratis. Signorina, perché vuol rifiutare il denaro di Orazio? Perché non mi va di prenderlo, ecco tutto. E il mio? Perché non ha nessuna ragione di darmelo. Non mi piace che lei se ne vada via senza niente. Perché? Non è nell'ordine delle cose. Mi dispiace, ma comunque è quello che farò. Mi scusi, signore. No, non faccia mai finta di uscire, bambina mia. È un cattivo metodo. Non siamo mai d'accordo in una discussione di interesse, ma si resta seduti. Altrimenti non ci sarebbero più affari possibili. Andiamo, andiamo. Piccola damigella, si sieda. E sia ragionevole. Mi faccia un buon prezzo finché siamo in tempo. Quanto vuole? Niente, signore. Troppo caro. Guardi, farò una pazzia, le offrirò il doppio. Ho dei biglietti qui con me.
Guardi, guardi questo bel mazzetto qui, assolutamente vergine, pulito. È un bel colpo, sa? Si sfoglia e diventa vestiti, gioielli, una bella borsa, tutto quello che vuole. Non voglio il suo denaro. È molto forte lei, signorina. No, sono molto infelice. Mi vergogno tanto, ho tanto sentito parlare di denaro stasera che mi fa schifo solo a vederlo. Ha ragione, non sono stato abile abbastanza. Beh, le farò uno check, va bene? Con parecchi zeri, ecco, vede, metto qui sulla sinistra un 1 nel spazietto a parte e aggiungo tanti zeri qua, fino a che lei non dice basta. Cominciamo. Ma si può veramente fare fortuna nel gran mondo come ha fatto lei senza essere intelligente? Da solo intelligente, signorina. Sono molto intelligente. E proprio perché sono molto intelligente, perché ho una grande esperienza della vita, che le dico, non le credo. Allora, se è intelligente, ragioniamo. La mezz'ora di silenzio che lei voleva comprarmi è già quasi passata mentre stiamo qui a perdere tempo. Sua figlia sa chi sono, sa che tutti lo sanno, non ha più ragione di essere gelosa. Orazio non si occupa minimamente di me, le assicuro. E la mia intenzione, come gli ho detto, era precisamente di non rivederlo. Se non mi avesse trattenuta, sarei forse già partita. Vede, no? Non ho proprio più niente da vendere. Si ha sempre qualcosa da vendere, signorina. E poi, anche se è vero che lei non ha più niente da vendere, io bisogna che le compri qualcosa, per forza, per la mia tranquillità di spirito che non apprezzo per me. Quanta vuole? E ripetendo sempre la stessa cosa, così che si diventa i padroni del mondo. Ma accetti il mio denaro, signorina. Non le domando niente in cambio. Sia ragionevole. Non voglio essere ragionevole. Voglio finalmente fare una volta quello che mi piace. E niente mi fa più piacere che dirle di no. Ma neanch'io ci credo al denaro, signorina. Danaro, tutto quello che mi ha dato non è che polvere, fumo, nausea, vomito. I soldi non mi hanno mai dato l'amore di nessuno, neanche quello di mia figlia. Neanche l'amore per il danaro stesso. Abbia pietà di me, accetti il mio danaro. No! No! E allora, guardi cosa ne faccio di questi bei mazzetti che possono tutto. Se non possono darmi quello che mi serve, li mangio. Li strappo coi denti. Mi straccio! Che bella idea! Vedi un po' camminare! Dai. Ah, sì. Là! Questa è la bella casa di Carmona! Questa è un'azienda da farti stare tranquillo! Tutta la vita! Bravo! Questo è un cappello! Un cappello? Perché uno può? È molto caro! E questi vestiti? Pellicce! Mantelli! Troppo! E questi? La bella brancheria di lusso! I lenzuoli di seta! Ecco! Una valigia! Perché una valigia? Metterci dentro tutto! Ah, e questi? E gioielli? Condanne? Danelli? Le belle perle! Le rimpiangerà! Oh, di certo! E questi viaggi? Che bello gioco! Le più belle donne del mondo! Ah, là! È contenta ora? No. Neanch'io. E lei? Neanch'io. E questo è per i poveri. Ce l'eravamo scordati. Sono molto infelice, signorina. Anch'io. Che vuoi tu? Il signor Orazio fa dire alla signorina che l'aspetta nel salottino per regolare il suo debito. Gli dirà che non mi deve più nulla. Mi ha pagata il signor Messerkman. Ehi, amico. Signore? Devi avere studiato storia sacra, tu, quando eri piccolo. Un po', signore, come tutti. Mai sentito parlare di Sansone? Un israelita, signore? Sì, credo sì. Erano tutti ebrei, allora. Mi pare di ricordarmi che gli avevano tagliato i capelli. Ed era anche molto infelice. Sfottuto, amico mio, sfottuto da tutti. Gli avevano bucato gli occhi, lo si credeva cieco.
Ma io credo che ci vedesse. Questo può essere, signore. Io avevo una zia una volta che aveva le cataratte. E un bel giorno... E un bel giorno non ne poté più. Si fece mettere fra le colonne del tempio e si abbracciò a quelle colonne così. Ma che, signore, faccia attenzione, potrebbero vederci. Poi cominciò a scuoterle con tutta la forza che aveva. Ma che, signore, stia attento, sono qui io a essere sgridato. Ecco, signore, un gesto molto sconveniente in una chiesa. Oh, puoi dirlo? Era così forte che il tempio intero crollò su 2000 filistei che erano lì a pregare dai falsi e a prenderlo per un imbecille. Ma anche su di lui, signore. Certo che su di lui. Ma questo non ha nessuna importanza. Figurati cosa gli poteva importare di essere povero. Povero no, ma fracassato sì. Nessuna importanza, te lo dico io. Bene, signore. Senti. Signore? Il telefono funziona tutta la notte in questo paese. Oh, sì, signore. Lo dobbiamo all'arcivescovo e alla massoneria, che mettendosi d'accordo hanno fatto saltare l'amministrazione che era contraria. Allora posso chiamare all'estero dalla mia camera questa notte. Ma certamente, signore. Mi basta. Come Sansone. Occhi chiusi. Sì, signore. Ecco. Queste sono... 100.000 franchi. Dimentica tutto quello che ti ho detto. Senza burro e senza sale. Questo non mi fa poi molto ridere. Neanche a me, zia. Ma perché avevi inventato tutta quella storia? Mi annoiavo. E poi ero seccato di come quella ragazza viziata trattava Federico. E ci voleva una lezione. E l'ha avuta. Ma anche la piccola Isabella, sfortunatamente. Sì, mi dispiace, per lei è molto carina. Era tutta un'invenzione di quella pazza di Capilà. Tu non l'hai mai fatto, vero? Ho fatto. Cosa credi che farà ora? Sì. Diana, sposerà lo stesso Federico o sparirà per sempre con tutti i suoi capriccetti e i suoi milioni? Mi piacerebbe saperlo. Saresti contento se sposasse tuo fratello? Ma no, certo, ho fatto abbastanza perché questo matrimonio non si facesse. Le cose sfasate mi fanno orrore. Quella Diana non manca di qualità, del resto è dura, capricciosa, ma il suo stesso egoismo è divertente. E perché avrà scelto proprio lui? E se l'avesse fatto per ripicca? Sono affari suoi. E se fossero anche tuoi? Cosa vuoi dire? Che io sono una vecchia deficiente e completamente cieca? O tu sei innamorato di lei fin dal primo giorno e lei di te? Beh, è grottesco! E anche se fosse vero, preferisco l'itterizia che darle la soddisfazione di confessarlo. Diavolo! Non vedi la giù la forma bianca sull'orlo della vasca? Io sei come una cavalletta, figliolo, ma corri lì, sento lo stesso, mi fai paura! E tu? Hai freddo? Scoppio sotto questo coltrone. Oh. Perché si voleva annegare?
Per fatti miei. Beh, questo non era nei fatti, signorina. Le avevo chiesto io, è vero, di gettarsi nella cisterna per amore di Federico, ma le avevo detto di farlo prima. La mia giornata era finita. Mi aveva mandato suo cameriere a regolare i conti e fuori delle mie ore di lavoro sono pur libera di suicidarmi per conto mio, no? Ha ragione. Sai che sei un imbecille, Orazio. E zia? Non l'ama, bambina mia. Non l'amerà mai. Non amerà mai nessuno, del resto, se questo la può consolare. Magari potrà essere innamorato come il gatto del topo, così, di tanto in tanto. Ma lei non è nemmeno il suo tipo di topo. La chiapperebbe troppo in fretta e non si divertirebbe. E le dirò un'altra cosa, lei non è nemmeno il suo tipo di gatto. Lei crede di amarlo, signorina, ma non lo ama, lo guardi. No. Chiaretta, a me lo guardi, non rischia più niente ormai. E non con quello sguardo incantato, non ne vale la pena per quell'animale. Sia veramente imparziale. Lo trova davvero tanto bello. Non si è mai tanto belli, signorina, se non si è anche umani. Non è tutto avere due begli occhi, bisogna che ci sia una piccola lampada che li possa illuminare da dentro. È quella piccola luce che fa la vera bellezza. Beh, mi pare che basti adesso. Se volete giocare i ritratti, vi manderò Federico. Ottima idea. Quello che è comodo con questi due è che sia sempre l'altro sotto mano. Non è Orazio che lei ama, signorina, è la sua immagine. È terribile. No, sarebbe terribile se l'esemplare fosse unico, ma per fortuna ne abbiamo due. Avvicinati, figliolo, e siediti al posto di tuo fratello. Può guardarlo, Isabella, è lo stesso. Ecco qui una fanciulla che si è appena gettata nella cisterna e non si riesce di cavarle fuori il perché. Io lo so il perché, signorina, ma non posso fare nulla per alleviare la sua pena. Sono stato piantato per sempre proprio ora. Ho seguito Diana come mi aveva ordinato, ma quando l'ho raggiunta non ho potuto fare a meno di dirle che la sua condotta verso di lei mi faceva orrore. Ora è fatta, il nostro fidanzamento è rotto. Ma non doveva. Crede che mi possa consolare il fatto che saremo infelici tutti e due ora? Non lo so questo, signorina, ma so una cosa. Ed è che non posso amare un essere capace di commettere qualcosa di brutto. Ma neanche lei, figurati, si è appena accorta che non poteva amare Orazio. La mia vita è finita ora. Ho visto il fondo del cuore delle fanciulle. Cattiveria, fango e fiori appassiti, come dice suo fratello. Voglio ritirarmi in un deserto per poter sognare quello che io credevo fosse l'amore. Anche questa signorina, fate in modo che i vostri deserti non siano tanto distanti, eh? Vi potrete scambiare delle visite così dai remiti. Perché io avrei potuto perdonarle di essere stata cattiva. Io l'avevo capito fin dal primo momento che lo era. L'avevo perdonato. No, signorina, lei non ha capito niente. Questo giovanotto grida aiuto. Che cosa posso farci? Faccia un giro in giardino con lui raccontandogli perché si sente tanto infelice. E lui dal canto suo le dirà perché sta forse per morire. Tu, andate, figlioli, andate. Siate ben tristi e datevi il braccio. Yeah. Siete veramente soli al mondo, non c'è nessuno più disperato di voi. Signorina, sono stato un pazzo. Avrei voluto dare tutto me stesso. Dare tutto se stesso è facile a dirsi, signore. Ma il fatto è che loro non vogliono niente. Bene, bene, per quei due lì è fatta fra 5 minuti, ed ora gli altri. Orazio! Via! L'affare è fatto, tu che decidi? Ma dov'è che decida? Non posso mica andare a trovare quella ragazza sul suo mucchio di danaro. Tutti penserebbero che è del padre che sono innamorato. Ori, eccoci, non la finiremo mai. Eppure bisogna, perché questa commediola comincia a essere troppo lunga. Ah, è qui, signore, la cercavo. Signore, visto che non vuole accettare di buon grado rinunciare a quella fanciulla... No, signore, cosa crede, che non sappia saltare addosso la gente? Insomma, signore, per Dio! Vuole per tutti? Attenti, attenti, eccola, facciamo finta di essere amiconi. Stiamo scherzando, mia cara, un po' di ginnastica all'alba eccellente. Ma non è il momento di scherzare, Patrizio, sai cosa sta succedendo? No. Mi hanno telefonato da Parigi, Romualdo ha dato ordini pazzeschi. Vedi a Londra, vedi a New York, vedi a Vienna. Tra poche ore venderà a Parigi, si sta rovinando.
Mi stupirebbe assai. Vado a telefonare al suo agente di cambio. Sapete la notizia? Ah, signore, mio padre sarà rovinato! No! Sì! E tu cosa conti di fare? Essere povera, cos'altro vuoi che faccia? Non sarà così, mio fratello è ricco e ti sposa. Non ne voglio sapere di lui, e del resto lui non ne vuole sapere di me. Beh, cosa fai, Orazio? Vado a cercare Federico, ora che Diana è rovinata, l'onore gli impone di sposarla. Oh, Dio, mi imbroglierà tutto di nuovo! Signore, mi aiuti, ti dica lei qualche cosa! Dire alla mia bambina che ormai rinuncio a tutte le mie speme insensate. Addio! 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 Voglio anzitutto tornare il mio abbigliamento, ma vedendo sorgere il giorno, ho lasciato l'abito da sera e ho indossato questa giacca che mi passa più indicato per venire ad annunciare la bella notizia. Mia nipote non era mio nipote, come con lo sciocco di Orazio mi aveva obbligato a farle credere, ma fa comunque parte della mia famiglia, poiché tutto visto e considerato la sposo. Mio caro, sarei la prima a felicitarmi con lei, ma l'impressione che sia arrivata troppo tardi. Ma come troppo tardi? Sono le 5 del mattino. Eccoli, che novità. Tutto bene, signora, tutto bene. Oh, zia, come ho potuto essere così pazzo? Perdonami, Diana, ma neanche io ti amavo. Quanto sono stata stupida, signora. Era lui, certo, che amavo. Oh. Romainville dovrà trovarsi un'altra nipote a che sta potrà fare da testimonio. Spaventoso! Ormai ci avevo fatto l'idea. Giosuè, dagli quel punch. Ma dov'è Orazio? Me lo vada a trovare subito qualcuno, eh? Ha già fatto soffrire troppo questa personcina stasera. Bambina, non aver paura, ti ama, lo ha detto a me. Guardate, è laggiù lo stato che scappa! Scappa! Giosuè, acchiappalo subito e portalo qui. Alla testa dura, ma sa che la commedia è finita, dovrà pur tornare. Se fosse vero che non mi ama. Impossibile, cara, tutto deve finire bene ormai, è stabilito. E del resto, eccolo che arriva. Ebbene, Orazio? Ero sicuro che non sarebbe arrivato. Il signor Orazio mi ha consegnato questo biglietto, signora, per lei. Leggilo ad alta voce, amico mio. Zia, non posso unirmi a voi in mezzo all'allegrezza generale per ragioni che tutti capirete. E non mi è mai dispiaciuto tanto. Ma amo Diana perché è povera, nulla ci separa più ormai, la sposo. Che mi venga a raggiungere in fondo al parco. Venta, corri! Grazie, signora! Ma chi arriva ora? Sono io, signora, vengo a salutare. Con questa valigia, questi abiti? Li ho presi in prestito dal suo maggiordomo, non avevo nient'altro da mettermi, sono rovinato. Lo rimborserò negli anni. Torno a Varsavia ad aprire un negozietto d'azzardo. Amore mio! Che cosa grande! Che bella cosa! Come mi ami! Perché per me è vero, è per me che ti sei rovinato! Ti seguirò piedi nudi fino in fondo alla tua Siberia! Ho un po' di confusione. Voglio essere umile, ora vedi? Mi nascondo i capelli alla russa! Oh, come sono punita di aver dubitato di te! Come il Dio mi abbassa e mi umilia! Rinuncerò al lusso! Ti farò da mangiare, caro, nella tua piccola isba. Sarò la tua scuola. Vuoi? Non ho alcuna idea della geografia, ma non la interrompiamo, sarebbe troppo lungo. Ecco! Sentiamo, è cominciato. Che cos'è? I fuochi celesti? Di già! Ma no, mia cara, non ci meritiamo tanto, alzati. Sono i miei fuochi. D'artificio. E con tutti questi avvenimenti sono stati accesi in ritardo. Su, amici miei, contempliamo lo spettacolo per non deludere il mio giardiniere. Devono essere curiosi fuochi d'artificio in pieno giorno, non si vedrà nulla. Signore, c'è un telegramma per lei. Grazie. Non ci si può rovinare.
Il signore ha ancora bisogno di qualcosa o qualche piccola economia da parte? Ah, com'è ridicolo, hanno creduto ad una manovra di borsa ed hanno comprato tutti, sono due volte più ricco di prima, ma non dir niente a nessuno per ora. Ah, ne sono lo stesso contento per il signore, mi avrebbe fatto molto dispiacere non poter servire il signore stamattina. Senza burro? Sì, amico mio, stamattina eccezionalmente. Ci metterei un po' di sale. Ah, sono proprio felice di vedere che il signore riacquista il gusto di vivere. La Grecia confina a nord con l'Albania, la Jugoslavia, la Bulgaria, a est con la Turchia. È bagnata dal mare Egeo, dal Mediterraneo e dallo Ionio. Ha una superficie di circa 132.000 chilometri quadrati. Si estende per l'80% circa del suo territorio sulla parte meridionale della penisola balcanica. E per il resto sulle numerose isole che la circondano per tre lati. Essa dunque comprende una parte continentale ed una insulare. La Grecia ha una popolazione di 8.550.000 abitanti. La densità è di 64 abitanti a chilometro quadrato. La sua capitale è Atene, che è anche la città più grande, con oltre 500.000 di abitanti. La Grecia è retta da una monarchia costituzionale. E ora, bambini, leggiamo tutti insieme. Il nostro sistema di governo è democratico, umanitario, liberale, ha assicurato al paese l'ordine, la tranquillità, la sicurezza, il progresso economico. Mia madre è la Grecia, mio padre è il governo nazionale, io sono il popolo greco. Marketakis. Marketakis. Perché non ripeti con gli altri? Avanti, ripeti con me, tu solo. Gli altri stiano in silenzio. Ripeti, mia madre... Mia madre... È la Grecia. È la Grecia. Mio padre... Papà... No! Non papà, devi esprimerti con proprietà, Marketakis. Ripeti, mio padre... Mio padre... È il governo nazionale. Marketakis, mio padre, è il governo nazionale. Papà si chiama Pandeli. Silenzio! Pandelis Marketakis. Vieni avanti. Siedi. Siedi.
Sei già stato arrestato due volte, Marchetakis. Il 10 luglio del 67 e poi ancora il 4 marzo successivo. Sei indicato qui come elemento pericoloso per la nazione, sospetto di aver collaborato ad azioni terroristiche di sabotaggio, di aver distribuito materiale di propaganda per conto del cosiddetto fronte patriottico. Non è vero, non ho fatto niente. Mi hanno rimesso in libertà, queste accuse non sono state provate. Non è stato provato nemmeno il contrario, ed è giunto il momento di farlo. Mi arrestate un'altra volta? Non ho detto questo. Ho detto che ti offriamo la possibilità di dare finalmente una prova di quello che dici. Che cosa devo provare? Che non sei uno sporco sovversivo, un nemico del tuo paese. Ho perduto quest'occhio nella guerra civile del 48, combattendo contro i comunisti. E che cosa ti ha fatto cambiare idea? Non ho cambiato idea, non ho mai cambiato idea. Hai la possibilità di provarlo, di cancellare tutto questo. La Grecia, la tua patria, ti chiede ancora una volta di essere difesa, come negli anni della guerra civile. Non te ne pentirai, Marchetakis. Ti prometto che questo fascicolo sarà distrutto, dimenticato. Avrai un lavoro migliore. Se lo vorrai, il vice primo ministro in persona, il generale Patakos, ti riceverà. Ascolterà i tuoi bisogni e le tue richieste. So che uno dei tuoi figli è molto malato, Marchetakis. Dovrai certamente affrontare delle spese per curare tuo figlio. I medici, le medicine, tutto. Pandelis Marchetakis, meccanico, sposato, con due figli. Ha 36 anni, anche se ne dimostra di più. Durante la guerra civile, terminata nel 1949, ha perso un occhio combattendo contro le forze comuniste del generale Marcos. Allora Marchetakis era poco più che un ragazzo. Soffre di una forma piuttosto grave di ulcera gastrica. Tutto sommato un uomo qualsiasi, un uomo come gli altri. Per nulla importante, salvo per il fatto che è un uomo. Impossibile dire quali siano le sue idee politiche. Nel 48 combatteva contro i comunisti. Nel 67, 19 anni più tardi, venne arrestato come sospetto di far parte del Fronte Patriottico, che è un'organizzazione di sinistra. Il suo colloquio col maggiore Favatas, capo della gendarmeria dell'Attica, è stato ricostruito sulla base di dichiarazioni successive dello stesso Marchetakis. Teatro Inchiesta ricostruisce questa sera una vicenda caratterizzata da una continua ambiguità. Infatti, come vedremo, Marchetakis non mancherà in seguito di contraddirsi. Per l'inizio di questa vicenda, l'unica fonte di informazione è la testimonianza del suo protagonista, mentre si può contare su una documentazione oggettiva solo dal momento in cui la storia individuale di Marchetakis si sposta sulla scena pubblica di Strasburgo. Per ora nasce spontanea una domanda. Perché un oscuro meccanico è diventato di colpo così importante per la giunta militare che detiene il potere in Grecia da più di un anno? Cosa devo fare? Vedo che sei ragionevole. Si tratta di una cosa molto semplice. Strasburgo. Dovrai andare in questa città, Marchetakis. Dovrai testimoniare. Testimoniare. C'è della gente che calunnia la tua patria. Sostiene che la Grecia vive sotto un regime tirannico e disumano, nel quale i prigionieri sono maltrattati, picchiati, torturati. Devi testimoniare che quando sei stato arrestato e trattenuto in carcere, non sei stato maltrattato, picchiato, torturato. Ma io sono stato torturato. Lei mi sta chiedendo di testimoniare il falso. Che cosa hai detto? Vieni qui, Marchetakis. Avvicinati. Tu non vuoi capire.
Da quella parte, Marchetakis, c'è il comunismo. Da quest'altra, la civiltà occidentale. La nostra civiltà. Quella per la quale tu stesso ti sei battuto nel 48 contro i comunisti. Quella guerra, la guerra civile che ha insanguinato la Grecia per 4 anni, non è ancora finita. La rivoluzione nazionale del 21 aprile 1967, guidata dal generale Papadopoulos, ha liberato la Grecia da un branco di servi sciocchi, i quali manovrano da anni per restaurare il comunismo. E questo, dopo che i patrioti greci lo avevano sconfitto e scacciato con le armi dal nostro paese. Ma vi sono, fuori della Grecia, all'estero, altri servi sciocchi del comunismo, i quali manovrano oggi perché la Grecia venga espulsa dalla comunità delle libere nazioni europee, dalla NATO, dal patto atlantico. A quale scopo, Marchetakis? Non lo sai. Non lo capisci. Te lo dirò io. Allo scopo di isolare la Grecia. Allo scopo di indebolire, di rompere questa linea di difesa, questo fronte in uno dei suoi cardini essenziali, la Grecia. Capisci ora perché quello che è capitato a te non è così veramente importante. Non sei costretto a farlo. Puoi rifiutare, se vuoi. Dipende da te, Marchetakis. Te l'ho detto. Sei libero di rifiutare. Ma in questo caso dovrai assumerti la responsabilità del rifiuto. Ho fatto il possibile per evitare che tu perda il tuo lavoro, ma lo sai, il tuo principale non vuol più saperne di stipendiare un sovversivo. Come posso ancora garantire per te, Pandelis, se rifiuti? Va bene, accetto. Accetti di testimoniare? Vuoi firmare, per favore? Che cos'è? Una dichiarazione. Io, sottoscritto Pandelis Marchetakis, dichiaro di essermi offerto spontaneamente di testimoniare davanti alla Commissione Europea dei Diritti dell'Uomo. Dichiaro che tale decisione è stata assunta da me liberamente, che non ho subito nessuna forma di pressione, né fisica né psicologica, in rapporto a tale decisione. Essa nasce unicamente dal mio desiderio di dire la verità alla Commissione. In fede. Vuoi firmare, per favore?